Siamo dati Gesù e Maria. Questa quarta domenica di Pasqua, fratelli e sorelle carissimi, è detta anche la domenica del buon pastore. Abbiamo sentito nel Vangelo Gesù parlare di sue pecore ed egli chiaramente è il primo pastore per antonomasia, cui anche tutti coloro che in terra lo rappresentano devono ispirarsi, conformarsi e uniformarsi. In questo anno C l'attenzione principale però di questa domenica è spostata non tanto sul pastore quanto sulle pecore. La liturgia di oggi ha il compito di suscitare in noi questa domanda a cui dobbiamo dare una risposta: prima, se sono una pecorella di Gesù e quanto sono una pecorella di Gesù, perché anche se noi siamo battezzati, io sono anche sacerdote, quindi siamo a messa, non possiamo dare per scontato, alla luce del Vangelo che abbiamo ascoltato, il fatto che siamo pecorelle di Gesù. Gesù dice alcune cose, già approfondite nella messa di ieri sera, che le sue pecorelle ascoltano la sua voce, innanzitutto, l'ascoltano bene, l'ascoltano così come è l'ascolto biblico, quindi l'ascolto con apertura di cuore, l'ascolto con disponibilità a lasciarmi plasmare, cambiare anche idee e modo di pensare dalla parola di Gesù, e da questo ascolto nasce una conoscenza intima che Gesù certamente ha nei nostri confronti, ma che noi impariamo ad avere nei confronti di Gesù, perché conosciamo prima quello che pensa e poi, proprio da quello che pensa, da quello che ci dice, quanto ci ama, e si inizia ad intessere un rapporto di amore tra pastore e pecorella che culmina nella sequela: ed esse mi seguono. Gesù ha detto lapidariamente: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Ora che succede? Le prime due letture ci hanno proprio mostrato polo nord e polo sud, quindi la seconda lettura il compimento perfetto di queste parole di Gesù. La prima lettura un disastro. Dicono che sia sempre meglio cominciare prima dalle cose positive, in modo tale che poi lasciare per le ultime le cose negative che speriamo non ci debbano riguardare. Allora, la seconda lettura è l'immagine, il libro dell'Apocalisse: vedi una moltitudine immensa di ogni nazione che nessuno poteva contare, in piedi davanti al trono all'agnello, avvolti in vesti candide e palme nelle mani. Chi sono? Quando è che ci hanno messo la veste candida? Il giorno del battesimo, no? Il sacerdote ci disse, esortando i genitori, fai in modo che questa veste bianca è, bianca rimanga. Cos'è la palma in mano? Ce l'ha anche, se vi girate verso la statuetta di Sant'Agnese, è il simbolo del martirio. Sono persone che sono diventate sante, rimaste fedeli al battesimo, e palme nelle mani, quindi pecorelle esemplari. Cosa hanno fatto? Continua il testo: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Grande tribolazione perché sono martiri. Sapete che i santi scrittori ecclesiastici dicono che non tutti i cristiani diventano martiri in senso stretto, cioè spargono il sangue per la fede, ma tutti siamo martiri in senso largo. Voi sapete che il sacramento della cresima ci ha resi martiri, cioè testimoni di Cristo, quindi capaci di soffrire per Lui. Quando è che si soffre per Lui? Quando per esempio si fanno delle scelte in base al Vangelo che non sono capite o che sono addirittura contestate o che appaiono, come molti oggi vorrebbero farcela apparire, fuori moda, quando si è disposti a presentarsi come discepoli di Gesù anche in ambienti, in situazioni e circostanze dove questo certamente non è, e oggi raramente lo è, un buon biglietto da visita. Io non sapevo una storia, un po' di tempo fa stavo vedendo un TG con il mio confratello Don Pierpaolo, e a un certo punto c'era una giornalista con una bellissima crocifisso, non so se era un crocifisso rosario al collo, io non lo sapevo. Oh, ha raccontato che questa giornalista ha dovuto fare una battaglia legale, perché io non ho detto, quando vai a fare il TG, niente crocifisso al collo. E perché? Che peccato è? Cioè, io non posso portare crocifisso al collo in Italia, quindi comprendiamo un pochino anche il contesto sociale. Quello è un piccolo martirio. Questa giornalista, anziché farsi prendere dalla paura, dice, oh, fammelo togliere, va, se no qua perdo un bel posto di lavoro, insomma, dire il telegiornale,
ha fatto una battaglia legale e l'ha vinta. Tutto il giorno, ogni volta che va in giornale lo espone come segno di vittoria, perché non c'è stato a vergognarsi del crocifisso, c'è stato a vergognarsi di fare i peccati, non di portare il crocifisso. Quindi, va bene. Purtroppo poi c'è la prima lettura. Abbiamo sentito Paolo e Barnaba che parlano nel nome del Signore e ci sono testuali parole con parole ingiuriose. I giudei contrastavano le affermazioni di Paolo. Ci sono purtroppo, oggi è una percentuale in minoranza, i nemici dell'annuncio del Vangelo, altro che quelli che ascoltano la parola di Gesù. Ci sono quelli che vogliono distruggere la parola di Gesù, il suo Vangelo, e quindi sono abbastanza aggressivi anche nei confronti di noi credenti. Oltre a questa problematica però, e qui mi rifaccio a tante esortazioni di Papa Francesco, che succede? Che ci stanno le pecore, gli agnelli vestiti da lupi e i lupi vestiti da agnelli, ci sono anche le pecorelle che sembrano pecorelle ma in realtà sono abbastanza caprette, e qui dobbiamo vedere tutti quanti noi come stiamo. Cioè, dinanzi alla parola di Gesù siamo sempre tutti a scuola. Il Papa, e non lo dico io, lo dice anche lui di se stesso e non si offende, è alla scuola della parola di Gesù, e anche se ha 80 e passa anni ed è Papa, anche lui ha bisogno ogni giorno di ascoltare la parola di Gesù, mettendosi al di sotto della parola di Gesù, quindi facendosi illuminare dalla parola di Gesù, a volte anche facendosi giudicare dalla parola di Gesù. Cioè, la parola di Gesù può mettermi in una condizione che dico: questa cosa, pure se ho 80 anni, non va tanto bene agli occhi del Signore e la devo correggere. Ora, questo comportamento, fratelli e sorelle carissimi, non dobbiamo mai darlo per scontato, perché dentro di noi i maestri di spirito dicono che la superbia, che è un peccato, un vizio molto difficilmente riconoscibile, dice che va via, quando noi moriamo l'anima esce dal corpo, dice che invece la superbia, se resta un altro po' dei minuti, capite, resta un altro po' e esce dopo, per quanto è proprio intrisa nella nostra persona. La superbia non dà spesso luogo a comportamenti macroscopici, ma uno di quelli più comuni è: io sto a posto, d'accordo? Io non ho bisogno, io tante cose le so. E questo, quanto più una persona come dire, è vicina per certi aspetti, tanto maggiore è questo pericolo. Ecco perché il Papa a volte incalza un pochino e con una certa decisione le persone vicine, anche le persone molto vicine, quindi anche le persone che sono gli addetti ai lavori, perché questa cosa ci può prendere, ma se questa cosa ci prende siamo morti. Perché che succede? Che se c'è qualche comportamento che non va bene, ma noi siamo convintissimi che va tutto bene, quando ci convertiamo, la parola di Gesù non la ascoltiamo bene perché tanto la sappiamo già, d'accordo? Se qualcuno ci dice qualcosa, questo come si permette di venire a dire una cosa a me, d'accordo? Se il Signore ci manda qualche persona che ci possa aiutare, siamo chiusi ad accoglierla, d'accordo? Perché o non la calcoliamo, o l'abbiamo giudicata ancora prima del tempo, e rimaniamo sempre uguali. Il problema è che quando un cristiano fedele di Gesù è così, e si vede benissimo quando è così, l'immagine che dà del Vangelo, della Chiesa, sia all'interno della Chiesa che all'esterno della Chiesa, è bruttissima. Dicevo ieri durante la Santa Messa, quando una persona è discepola fedele di Gesù, non c'è neanche bisogno che parli, è una cosa che si vede, a volte solo guardandola in faccia, capite? Solo guardandola in faccia. Quando non si vede, tu puoi essere impegnato in parrocchia, puoi far parte, che ne so, del consiglio pastorale, puoi fare il catechista, puoi fare il prete, quello che vuoi, ma quello che tu trasmetti è altro, e se trasmettiamo altro, le persone non saranno aiutate a raggiungere il buon pastore. Questo il Vescovo ce l'ha raccomandato. A proposito, c'è ancora qualche letterina del Vescovo che ha scritto, molto bella per tutti i fedeli nel tempo di Pasqua, chi non l'avesse letta ce l'è rimasta qualche copia, lo invito a fare. Questo vale anzitutto nelle nostre parrocchie, ma vale anche nell'ambiente in cui ci troviamo a vivere. Perché in un tempo difficile come questo, la gente comincerà a riscoprire la bellezza del Signore se vede in noi
dei discepoli credibili, delle pecorelle belle di Gesù, no? Pensate alla pecorella, dicevo ieri sera, la pecorella come? È un animale mite e innocente. Pensate se i cristiani fossero tutti quanti sempre miti, dolci, pacati, non iracondi, non chiacchieroni, non sparlatori, d'accordo? E poi innocenti, cioè che sapessero tenersi lontani da tutte le forme di peccato pubbliche e private, avendo anche sempre la coscienza aperta ad essere formata e plasmata circa il senso del peccato dalla parola di Gesù. Veramente sarebbero altre comunità parrocchiali, altro tessuto ecclesiale e anche altro tessuto sociale, perché poi la nostra vita si riverbera su quella della comunità civile. Se i cristiani non funzionano, cessano di essere, come dice Gesù, sale della terra e luce del mondo. Sapete che succede? Senza sale, che fanno gli alimenti? Si corrompono. E senza luce, si cammina al buio. E quando c'è buio, si spacca la testa. Ecco, chiediamo a Maria Santissima, invocata da qualche padre della Chiesa, bellissima questa invocazione, come l'agnella di Dio, la pecorella perfetta di Gesù, che ci aiuti a essere degni discepoli suoi e sue pecorelle realmente devote e fedeli. Siano lodati Gesù e Maria.